noi sosteniamo quel tipo di progetti che afferiscono un po' alla fascia di quelli, il termine è un po' brutto, eccellenti, ma quel livello lì che potrà essere quello sempre più competitivo anche a livello internazionale. Quando i progetti vengono valutati coinvolgiamo la comunità scientifica internazionale, quindi riconsegniamo degli orientamenti, dei consigli alla fine. In questo modo noi siamo un costante punto di riferimento per le organizzazioni che realizzano i nostri progetti. Da bambina volevo fare la veterinaria. Ovvio, ma sempre ho voluto fare ricerca. Quando ti conosci meglio capisci se sei tagliato per stare insieme in squadra oppure no. Ci vuole il genio pazzo che dà idee, ma ci vuole anche poi una persona metodica che le esegue in maniera corretta. Quando ero ragazzino ero affascinato dal sistema nervoso centrale e poi mentre stavo comunque facendo gli esami di ammissione all'università nacque questo corso di laurea in biotecnologie e disse beh, proviamo l'esame di ammissione. Lavoriamo su piccole porzioni, diciamo così, del nostro patrimonio genetico, quindi su singoli geni, su singole molecole. Direi che sono i mattoncini della vita, così come i Lego sono i mattoncini per costruire le case, i suoi giochi, la genetica molecolare è un pochino la base di quello che è tutta la vita. Ho sempre avuto, diciamo così, il mito della conoscenza, contribuire a capire, ecco, non, questo mi piacerebbe come mia visione di dove vorrei essere nel futuro, il come non lo so. Cioè uno come sempre deve trovarsi nel momento giusto, al posto giusto, no? Quindi devi riuscire a correre per ottenere finanziamenti, però comunque anche all'estero, cioè la stessa cosa, uno sopravvive dalle risorse che riesce a guadagnarsi, quindi è sicuramente uno stimolo selettivo forte, si può percorrere, non è che all'estero uno arriva e ha un posto vita eterna, te lo devi comunque guadagnare giorno per giorno, magari con stress competitivi anche forse più elevati. La ricerca nasce da un'ipotesi. Il metodo scientifico prevede che uno metta in piedi tutti gli strumenti per verificare l'ipotesi e quindi l'ente finanziatore non deve avere il timore o l'indole di finanziare tutto ciò che è sicuramente un successo, ma deve avere il coraggio se si vuole finanziare l'innovazione, quindi trovare strade alternative, rispondere alle problematiche biomediche che abbiamo davanti, di finanziare anche progetti tra virgolette a rischio, quindi accettare che si possa errare. Beh, creare un qualche cosa che può esplodere in provetta, sì, succede. Io ho interagito con la Fondazione Cariplo e la cosa che mi è piaciuta è la presenza della Fondazione Cariplo come supporto al ricercatore. Mi piace il fatto che loro diano i commenti dei reviewer al tuo grant, sia quando sono positivi sia quando sono negativi. Mi piace il coinvolgimento che ha la Fondazione Cariplo, soprattutto per i giovani, questa spinta a volerli finanziare, a volerci credere. Diciamo, il bando Cariplo permette di finanziare questo tipo di ricerche che altrimenti molte volte non vengono neanche prese in considerazione. Dà ampio spazio nel come il ricercatore può cercare di rispondere alla domanda posta in essere, cioè la potenzialità del progetto in sé e non tanto quanto il suo riscontro immediato nel campo clinico o biomedico. Mandare il progetto a dei revisori esterni che non c'entrano niente con la realtà in cui è calato il ricercatore, in cui è calato anche l'istituzione che finanzia, è fondamentale per essere super partes. Così come il fatto di almeno considerare 2-3 revisori è assolutamente fondamentale. Questo credo che sia la base dell'etica di un ente che finanzia. Il nostro paese, per le potenzialità che ha, potrebbe sicuramente, non tanto primeggiare, ma essere in grado di rispondere alle domande che abbiamo di fronte. Il fatto dell'Italia di non dare valore aggiunto a questo mestiere, cioè di non considerarlo forse molto un mestiere, se non magari ultimamente, sicuramente è un gap. Cioè formare una persona all'università, fargli fare un dottorato di ricerca, se uno facesse il conto del costo di quella singola persona, e poi prendi tutto questo e lo stracci, chiunque direbbe no, sei un pazzo. C'è bisogno di un sentire comune, cioè che
la società capisca che l'ospedale, per esempio, il medico da solo non sarebbe lì se non ci fosse stata la ricerca dietro e non ti permetterà mai di trovare una cura alternativa per quelle situazioni in cui la medicina, per esempio moderna, non ha una soluzione. E per fare questo dobbiamo investire, non c'è altro modo.